Buongiorno, sono Francesca Bianco, l'amministratore della società Frapp. Frapp è un'azienda piemontese che progetta e produce componenti per auto, in particolare per lo sterzo e la sospensione. Abbiamo clienti in tutto il mondo e negli ultimi anni ci siamo specializzati in componenti per automobili di alta gamma, le cosiddette supercar. Frapp non ha soltanto la fortuna di avere super clienti, ma anche super fornitori. Infatti, quando è nata l'esigenza di costruire un nuovo magazzino automatizzato, ci siamo rivolti ad una delle più importanti aziende del settore, Jungheinrich. Jungheinrich ci ha seguito sin dall'inizio del progetto. Siamo partiti da un foglio bianco per arrivare a disegni esecutivi della struttura del magazzino automatico e del sistema di convogliamento che meglio si adattava alle nostre esigenze. Il primo passo, come per tutti gli impianti automatici di questo tipo, è stato costruire la struttura in acciaio del magazzino. Dopodiché sono stati inseriti i trasallevatori. Una volta chiuso l'edificio, sono iniziate le fasi del montaggio del sistema di convogliamento e la configurazione del software di gestione del magazzino, il WMS. I contenitori in ingresso vengono identificati, misurati, pesati e codificati, per poi essere trasferiti tramite una navetta doppia ai trasallevatori. L'intera operazione è supervisionata dal software WMS, che gestisce le logistiche di posizionamento e le priorità. Per quanto riguarda le uscite, il sistema di convogliamento è predisposto per consentire agli operatori l'attività di picking attraverso apposite baie. Le unità di carico, in prevalenza cassoni metallici comuni nel settore automotive, vengono prelevate in automatico dalla scaffalatura e distribuite in sequenze opportune su ciascuna delle quattro baie di picking. Due baie a forma di U sono riservate al picking di piccole quantità. L'operatore è inoltre aiutato da un sistema di put-to-light con un display per preparare fino a 12 ordini in contemporanea. L'operatore addetto al prelievo segue le indicazioni sul monitor che indica la quantità di articoli per singolo ordine da depositare nel carrello. Nell'area di spedizione gli ordini vengono confezionati per il cliente finale. Grazie a Jungheinrich e alla professionalità dell'intero team Frapp, oggi possiamo dire che finalmente abbiamo un nuovo polo logistico e un magazzino performante.